Dottor Calmistro, con il progetto E-Water la provincia sostanzialmente si propone di dare continuità al contratto di programma a tutela delle acque ma anche del mondo agricolo. Certamente, tutela delle acque che è una risorsa importante non solo per l'agricoltura ma anche per la collettività intera, perché acque migliori consentono sia alle imprese agricole e all'economia in senso generale di poter svolgere queste attività importanti sul territorio, ma nel contempo anche ad un utilizzo più razionale dell'acqua stessa. Sappiamo che l'acqua è una risorsa finita, quindi più utilizziamo in maniera oculata e qualificata l'acqua, miglior beneficio ne traggono sia le coltivazioni agricole, gli allevamenti e anche l'economia in senso lato. Considerando che come provincia di Ferrara siamo tutta zona vulnerabile ai nitrati, quindi dobbiamo rientrare all'interno dei limiti imposti da questa normativa. Certamente, perché uno dei problemi fondamentali non è tanto l'utilizzo in modo oculato dell'acqua, ma anche evitare che nelle acque sotterranee possano crearsi delle concentrazioni elevate di componenti azotati che dequalificherebbero le qualità delle nostre acque. Quindi direttiva nitrati e direttiva acque sono elementi fondamentali di questi percorsi di studio, di sperimentazione al sostegno poi delle nostre imprese, perché fondamentalmente questi due progetti, sia il contratto di programma nella parte legata alla direttiva acque e nitrate, sia questa parte legata al progetto di E-Water, sono sostenute fondamentalmente dai nostri portatori di interessi, per cui cerchiamo di migliorare le tecniche agronomiche finalizzate a una gratificazione di tipo economico reddituale delle nostre imprese, ma del contempo a qualificare la nostra realtà agricola e qualitativa. Oggi c'è stata la presentazione nella provincia di Rovigo, in quanto E-Water è un progetto interprovinciale che coinvolge Ferrara e Rovigo. Dicevo, c'è stata la presentazione ai portatori di interesse locali. A quando la presentazione del progetto ai portatori di interesse ferraresi? Senz'altro ci approcceremo nella prossima primavera. Ricordo che comunque già l'anno scorso avevamo avuto un momento di presentazione ufficiale del progetto con una platea molto ampia di portatori di interesse, e noi arriveremo prossimamente con i risultati acquisiti e cercheremo di portare avanti sia i risultati ottenuti con il progetto pilota che si sta sviluppando su Ferrara legato a E-Water, ma non solo a questo progetto, anche con il contratto di programma, perché i due progetti viaggiano in stretta a sinergia, per cui siamo consapevoli che nella prossima primavera ci approcceremo con le nostre imprese agricole con dei risultati degni di nota.